Dal Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Fratelli e sorelle, oggi il Vangelo di Giovanni ci presenta la chiamata dei primi discepoli, persone che avevano già una guida, avevano già un maestro, nemmeno l'ultimo arrivato, Giovanni Battista, il più grande fra i figli dell'uomo. Però, seguendo il suo invito, subito si mettono a seguire Gesù, subito vanno dietro a questo giovane maestro di cui ancora non conoscevano nulla, se non quello che Giovanni Battista stesso aveva detto loro: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». I due discepoli sono incuriositi dalle parole di Giovanni e seguono Gesù. Ascoltano le parole di Giovanni e vedono in questo maestro il loro futuro. È bellissima questa che potremmo chiamare la staffetta della fede, la staffetta della salvezza. Giovanni passa il testimone a Gesù e anche i suoi discepoli lasciano Giovanni e seguono Gesù. Perché a loro non servono, non bastano, non sono sufficienti le informazioni religiose. Loro hanno bisogno della salvezza, hanno bisogno della pienezza della vita, hanno bisogno di un incontro che dia senso alla loro esistenza, hanno bisogno di un'amicizia, di un affetto, di un amore che trasformi la loro vita. Ed infatti Giovanni, l'altro discepolo, Giovanni Evangelista, colui che era insieme con Andrea, ricorda precisamente l'ora dell'incontro anche moltissimi decenni dopo gli avvenimenti, così come ognuno di noi ricorda nella sua vita l'incontro che ha trasformato la sua vita, sia essa un'amicizia, sia essa un amore. Come succede nei terremoti, che a volte gli orologi si fermano su quell'ora e la segnano per sempre. Ripensate alle 3:32 dell'Aquila, fratelli e sorelle, così succede per la nostra vita. C'è un'ora che la segna e da quell'ora si parte per una vita nuova. Solo che, grazie a Dio, il terremoto che Gesù porta nella nostra vita è un terremoto d'amore, è un terremoto di vita piena. Ed infatti l'ora decima, alle 4 del pomeriggio, proprio nel loro essere, l'ora decima, ci mettono davanti il numero 10, che è la pienezza, è il simbolo della totalità. Ed infatti nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà: «Io sono venuto a darvi la vita, a darvela in abbondanza, a darvela in pienezza». Allora accogliamo questo invito che ci viene da Gesù, questo invito di andare a vedere, venite e vedrete. Accogliamo l'invito a far diventare la nostra fede una
esperienza, non semplicemente una serie di nozioni da conoscere, non semplicemente dei doveri da fare, dei sacrifici da portare a compimento, ma una relazione da vivere che trasforma la nostra esistenza, un incontro d'amicizia, un incontro d'amore che ci rinnova nel più intimo. Dio non si stanca di farci udire la sua voce e non si stanca di chiamarci per nome. Cerca, come i nostri telefoni quando non prendono bene cercano la rete, così Dio cerca ognuno di noi e ci chiama per nome, come ha fatto con Samuele nella prima lettura, e ci chiama più volte finché noi non gli diamo, per così dire, il permesso di farci ascoltare la sua parola. Come Samuele, a me e a voi il Signore chiede di dire: parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ascoltando la parola del Signore, la luce invaderà la nostra esistenza. Ascoltando la parola del Signore, la fragilità che quotidianamente sperimentiamo anche in questo tempo di pandemia sarà trasformata, sarà trasfigurata. Ed è come se Gesù, allo stesso modo in cui ha fatto con Pietro, cambiasse il nostro nome, simboleggiando il cambiamento della nostra vita. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Pietro. Per fare ancora un esempio tratto dal web, tratto da internet, possiamo dire che Gesù dà questo nickname a Pietro. Dice a Simone: la tua vita di prima era giusta, bella, buona, soddisfacente, ma io te ne apro un'altra e tu non sei più Simone, l'uomo di ieri, tu sei Pietro, l'uomo di oggi. Gesù mette in evidenza il suo essere pietra, in senso positivo, la solidità, ma anche in senso negativo, la testardaggine. Gesù vuole fare lo stesso con me e con ciascuno di voi, fratelli e sorelle. Ci vuole dare un nome nuovo, che mette in evidenza le nostre caratteristiche, le nostre qualità. Cerchiamo di accogliere anche la proposta di Gesù rispondendo alla sua chiamata, alla sua vocazione, accettando di andare per vedere. Dobbiamo prima andare per poi poter vedere e soprattutto accettando di stare con Lui. I discepoli, Giovanni e Andrea, stettero con lui per tutto il pomeriggio. Il Signore vuole che anch'io e anche voi stiamo con lui, non solo per un pomeriggio, ma per tutta la nostra esistenza.